È iscritto a parlare il consigliere Ferrara del Movimento 5 Stelle. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco. Non ho potuto farlo nell'altro consiglio, lo faccio oggi. Lei è il sindaco, è anche il nostro sindaco, il sindaco di Roma, per cui le faccio gli auguri di buon lavoro. Io spero veramente che lei possa fare bene, perché qui noi amiamo tutti la nostra città. Però ho letto anche con attenzione le sue linee programmatiche. Non ci ho messo molto perché diciamo che è una bella sintesi di quello che volete fare e delle buone intenzioni che voi volete portare avanti, ma non si capisce dove, come, quando si vogliono fare tutte queste belle cose. Io dico, mi sarei aspettato più attenzione da parte vostra nel raccontare ai romani cosa volete fare in questa città. La gente, quando va in un ristorante, signor sindaco, vuole vedere il menù. Vuole sapere quanto costano gli alimenti che va a mangiare, non vuole la listarella della spesa che il cuoco fa ogni giorno per alimentare quella che è poi la cucina del ristorante. Ecco, e qui devo dire, in quello che ho letto molto attentamente, è tutto molto confuso e privo di alcuni elementi fondamentali, secondo me. Specialmente nei vari temi, quelli principali. Questo non significa che non ci sono cose buone, per carità, ce ne sono anche tante all'interno. Però c'è anche un numero esagerato di slogan e di concetti banali, lasciatemelo dire. Frasi fatte, imprecisioni, molte imprecisioni. Per carità, Roma per questo non sarà persa, signor sindaco. Per esempio, quando lei parla di mobilità, inizia dicendo l'obiettivo cardine attorno a cui cambieremo l'accessibilità e la mobilità a Roma e la riduzione dei costi per i cittadini e l'ambiente del sistema attuale. Ecco, io benissimo la riduzione dei costi, ma mi scusi, non pensa che i romani prima di tutto vogliono muoversi agevolmente in questa città, con tempi certi soprattutto? Non vogliono poter raggiungere un luogo con una certa puntualità? Perché se lei abbassa il costo del biglietto va benissimo, ma se poi dobbiamo viaggiare su una Roma Lido dove ci vuole un'ora, dobbiamo passare un'ora sulla banchina, oppure viaggiare in vagoni che sembrano apposta per un carico di bestiame, perché la Regione Lazio non compra i treni? Se permette, la domanda io gliela faccio, cosa ci facciamo con il risparmio? Poi questa sindaco è una città invasa dalle macchine. E nel suo documento non si parla della città dei 15 minuti, ma non si parla di come vogliamo toglierle queste macchine nella città, ovvero tutto ridotto al tempo e non ai contenuti. Devo dire che poi però lei ha spiegato giustamente in modo più attento alcuni passaggi e questo glielo riconosco sicuramente. Parla della Roma di domani, ma non ci dice cosa vuole fare oggi. Guardi, noi da parte nostra le abbiamo lasciato una città dove abbiamo acquistato 900 nuovi autobus all'interno di una società che anche il vostro partito ha contribuito ad affossare lasciando circa 1 miliardo di euro di debiti. Oggi è una società che ha ricominciato ad investire. Oggi, a differenza del passato, le lasciamo nelle mani un bilancio sano, signor sindaco. Oggi, a differenza del passato, grazie alla nostra amministrazione, lei guida un comune che investe 10 volte di più di prima. Oggi, a differenza del passato, guida un'amministrazione che può programmare. Oggi, lei, nelle sue mani, non ha il disastro economico, sociale e culturale che quando noi siamo arrivati il vostro partito ci ha lasciato. E me lo lasci dire. Non serviva annunciare un piano straordinario di pulizia della città che non può essere attuato. Perché è bello, non è bello partire con il piede sbagliato. Il suo piano fondamentalmente non esiste. Non esiste perché sono fondi rimediati qua e là che tarderà probabilmente, glielo dico per esperienza amministrativa, anche a spendere.
perché arrivano all'ultimo, ma soprattutto comprende gli sforzi e i fondi che ha messo l'amministrazione precedente. Tutto qui. Poi il tema dei rifiuti all'interno delle sue linee programmatiche è trattato in modo astuto, me lo lasci dire. Lei non dice come risolvere il problema nel breve periodo, perché lei ci ha raccontato giustamente quello che potranno trovare tra 5 anni i cittadini, ma non ci dice dove vuole fare una discarica a Roma. E io questa domanda gliela faccio: vuole fare una discarica a Roma, signor sindaco? Mi lasci anche dire che se lei può guardare oltre e vedere al futuro, anche perché l'amministrazione precedente ha pagato e ha saldato un buco di 200 milioni di euro che era stato lasciato, ma non solo. L'amministrazione precedente non ha più votato bilanci non veritieri, che sono quelli che noi abbiamo trovato. Nelle sue linee programmatiche, giustamente, parla dell'approvazione del piano di utilizzazione degli arenili. E allora io non posso non parlare di quello che è successo ad Ostia, signor sindaco, dove giustamente due ragazzi si sono incatenati al cancello del municipio, e non solo loro, perché parlavano di un ritorno al passato e la nomina di assessori che rappresenterebbero la lobby dei balneari all'interno della giunta. Questo è, mi creda, signor sindaco. Lei giustamente è intervenuto e ha detto che assumerà le deleghe al litorale, ma le ricordo che per fare questo deve stralciare, portare qui in aula la delibera sul decentramento amministrativo del 10° municipio. E se proprio lo vuole fare, se lei vuole stralciare quel successo che l'amministrazione ha raggiunto negli anni, che guardi è stato calpestato dalle precedenti amministrazioni e onorato da questa amministrazione in quel municipio, se proprio lo vuole fare, lo faccia subito, perché un uccellino mi ha detto che stanno già mettendo le manine sul lavoro che la commissione prefettizia, quella che si è insediata dopo lo scioglimento per infiltrazioni criminali nel municipio, aveva portato avanti nel nome della legalità. Non aggiungo altro. Per quanto riguarda il fatto che lei prende e dà deleghe, non voglio, auguro tutto il bene al consigliere che lei ha delegato e sono felice, perché veramente è qualcosa che i consiglieri meritano, però se non cambia il regolamento lei non può dare nessuna delega perché non è previsto. Allora, queste deleghe che vengono e queste deleghe che vanno, ci faccia capire come vuole ratificarle, perché se no sono cose annunciate ai giornali che servono a tamponare problematiche che avete internamente, ma non sono cose vere che fanno bene alla città e soprattutto a questo consiglio. Me lo lasci dire, lo dico in modo costruttivo e lo dico guardando ai regolamenti e a quello che la legge, il regolamento comunale e lo statuto prevedono. Insomma, signor sindaco, io avrei voluto parlare puntualmente di tutti i punti, perché c'era da dire tanto, anche in modo costruttivo e per cercare di dare un contributo, ma è chiaro che voglio rispettare le prerogative dei consiglieri che vogliono parlare, però le dico anche che faremo una posizione puntuale lì dove dovessimo individuare una volontà di tornare alla gestione folle e spericolata della nostra città, quella del passato. Lei eredita molte cose buone di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, cose che noi abbiamo lasciato: avere riportato la città alla legalità, il sostegno che l'amministrazione precedente ha dato alla legalità, aver messo i conti in ordine, aver agevolato la ripartenza degli investimenti, aver pagato i debiti che anche il suo partito nelle precedenti amministrazioni ha fatto. Ne abbiamo pagati tantissimi di questi debiti. Però abbiamo fatto, secondo me, qualcosa di più importante, abbiamo messo questo comune nelle condizioni di guardare al futuro. Ecco, io le rinnovo veramente gli auguri di buon lavoro, con la speranza che lei possa fare il meglio per la città, ricordandogli che comunque c'è un piccolo patrimonio che noi abbiamo lasciato. E noi, e io personalmente, mi auspico che lei ne faccia buon uso. Grazie.